Nadia Guerrini, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta nel posto delle parole. Grazie mille. E benvenuta a raccontare con parole, a raccontare di immagini, perché Nadia Guerrini sarà ospite del Festival Imaginè, con questo nome particolare, un festival che si tiene a Vernante in provincia di Cuneo dal 18 al 19 settembre e saranno dei giorni importanti perché è importante l'illustrazione, è importante la partecipazione in questo luogo, in questo paese Vernante che è un po' considerato il paese di Pinocchio, vero Nadia Guerrini? Sì, esatto, a tutte le illustrazioni di Pinocchio sulle facciate delle case. Del Mussino. Sì, esatto. Ecco, lei che cosa racconterà? Lei che cosa racconterà al Festival Imaginè domenica 19? Che laboratorio presenta Nadia Guerrini? Allora, andrò a fare una lettura del libro che ho appena terminato di illustrare, che si chiama Piccolo granello di senape, scritto da un'educatrice di asilo nido, Alice Papette, e edito da Le Brumai Editore, che è uscito questa primavera a maggio. Andremo a leggerlo insieme ai bambini, un gruppetto di 10 bambini teoricamente, dai 7 anni in su, e poi chiederò ai bimbi, che hanno un'enorme fantasia, di andare ad illustrare, o comunque parleremo del personaggio che si cela dietro delle colline, che sarà il prossimo amichetto dei due protagonisti, quindi il granello di senape e il bimbo. E poi ognuno di questi bimbi andrà ad illustrare su carta quello che ha pensato, magari un po' modificandolo dopo un piccolo brainstorming tutti insieme, e io li aiuterò, li seguirò e disegnerò insieme a loro. Sono abituata a farlo perché ho una nipotina di quell'età e con lei andiamo sempre a inventare personaggi. In quest'ultima vacanza abbiamo creato un libricino nostro, quindi mi mette sempre all'opera, diciamo. Quindi è un libro di prossima pubblicazione quello fatto con la nipotina giocando? Speriamo, chissà. Lei mi ha già chiesto di pubblicarlo, ci stiamo lavorando, diciamo. E certo, la richiesta della nipotina mi sembra giusto nei confronti della zia che lo deve pubblicare, quantomeno stampare digitale per cominciare. Esatto. Ecco, vorrei ritornare, Nadia Guerrini, però sul titolo del libro, perché può essere interessante e curioso per i nostri ascoltatori per cominciare a leggerlo. Come si intitola il libro che ci stava dicendo poco fa? Si intitola Piccolo granello di senape. E la casa editrice? La casa editrice è una casa editrice indipendente, Le Brumai Editore di Cantalupa, e negli ultimi anni sta appunto cercando di lanciare illustratori e scrittori emergenti, e devo dire che a mio giudizio sta facendo un buon lavoro, perché gli ultimi albi che sono usciti erano proprio molto carini. Le Brumai a Cantalupa, credo nei pressi di Pinerolo, se non ricordo male. Sì, esatto, ecco, Cantalupa, esatto. Tra l'altro è sede anche di un piccolo festival, è terra di editori quel posto, quell'angolo di Piemonte. Nadia Guerrini, adesso però parliamo di lei. Ecco, lei come ha cominciato a innamorarsi dell'illustrazione? Perché il disegno forse non è stata una derivazione di altri studi, oppure no? Ma in realtà io ho fatto un altro percorso di studi, ho studiato giurisprudenza e poi quando ho iniziato a lavorare mi sono accorta che mi mancava tutta una parte che mi avrebbe nutrito l'anima, e quindi ho iniziato a fare un percorso così parallelo al mio lavoro, di corsi di disegno, e io abitavo a Cuneo all'epoca, quindi andavo a disegno da un'importante acquerellista italiana, Lorena Massa di Robilante, e quindi mi sono formata con lei. Poi, trasferitami a Milano, ho iniziato a disegnare da sola, e quindi a fare quello che mi veniva, un po' più qualcosa di più mio.
senza dimenticare appunto le basi di acquerello che ho avuto sulla tecnica da Lorena, e poi a frequentare corsi di illustrazione. Quindi ho frequentato dei corsi a Chiavari allo spazio MEC, uno molto importante con Giulia Pintus, che è un'illustratrice giovane ma molto talentuosa, e poi ho frequentato una settimana di corso estivo all'Accademia Internazionale di Sarmede con la grandissima Anna Castagnoli, e niente, di adesso nell'ultimo anno e mezzo, per via del Covid e della nascita di mio figlio, non sono riuscita a fare altri corsi proprio sull'illustrazione, ma sto cercando appunto di mettere tassello dopo tassello dei pezzetti nuovi alla mia crescita. E questo è molto importante, perché poi l'illustrazione è uno spazio senza confini. Altra grande passione per Nadia Guerrini è anche la calligrafia. Sì, esatto. E anche su quello ho fatto dei corsi sempre a Milano una volta che mi sono trasferita. E, quanto conta la parola dentro l'illustrazione? Perché a volte noi siamo abituati a vedere l'illustrazione punto a capo, no? Però a volte l'illustrazione contiene anche dei testi, delle parole, e quindi da qui la necessità di avere la calligrafia, cioè la bella scrittura. Sì, esatto. In questo libro abbiamo deciso di io e l'autrice, che comunque apprezzava anche la mia calligrafia e il fatto che potesse essere scritto a mano con una bella grafia, appunto, abbiamo chiesto all'editore di fare due versioni, quindi una standard con i font stampati e l'altra calligrafata. E secondo me si armonizza molto bene, quindi si lega bene con le tonalità dell'acquerello, con una scritta più gentile rispetto a quella ovviamente già fatta. È sicuramente importante il contatto con i bambini, il contatto anche con gli adulti per quello che riguarda l'illustrazione. Questo succederà domenica 19 settembre a Vernante, in provincia di Cuneo, con Imaginè, il piccolo festival della narrazione per figure. Lei stava lavorando quando l'abbiamo chiamata, oppure c'è qualche lavoro no, in attesa di essere terminato, Nadia Guerrini? Ah, vabbè, sto facendo diversi lavori sia su commissione, però in questo momento li ho terminati, quindi mi sto dedicando a fare delle illustrazioni che poi verranno stampate per i mercatini appunto di Imaginè, perché dopo il laboratorio sarò presente anche con le mie illustrazioni agli stand del mercatino organizzato da Made in Cuneo, che è un'associazione che promuove il fatto a mano e organizza appunto questi mercatini in concomitanza di eventi. Lei come vede l'illustrazione delle sue colleghe, dei suoi colleghi? Oggi come oggi sembra che l'illustrazione stia vivendo veramente una bellissima primavera. Sì, è vero. Noto che rispetto ai libri che avevamo noi da piccoli, molto di stampo anche un po' paternalistico, quindi non ci potevano essere dei brutti finali, quindi dei finali un po' senza lieto fine, non ci potevano essere magari le figure brutte, mentre adesso sì, e secondo me è bello, perché il bambino che si approccia al libro non ha bisogno sempre di un finale edulcorato, comunque di una tavola solo bella, deve essere anche a volte reale, quindi mi piace questa pluralità di stili, alcuni appunto un po' più dolci, come magari possono essere i miei, perché quello è il mio stile, e altri invece più realistici o surreali, quindi mi piace molto questa varietà, ecco. Nadia Guerrini, prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, in questi giorni sto leggendo il libro di Enzo Mari, uno dei grandi designer italiani. Straordinario, autore per libri per bambini, ma non solo, Enzo Mari. Esatto. E sono stata alla mostra, alla triennale, lo scorso sabato,
mi sono innamorata del suo approccio al design. Lui era un artista, come giustamente anche si definiva prima di essere un designer, e trovo il suo libro di ispirazione, perché una cosa che io sento un po' mancarmi è una formazione accademica. E il fatto che lui, vabbè, lui ha frequentato l'Accademia di Brera, ma ci è arrivato, secondo me, sporcandosi le mani, quindi provava tutto prima, e una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che diceva non dico mai di no ai progetti, piuttosto penso come realizzarli la sera prima, ma ci provo. E quindi sto leggendo questo libro, 25 modi per piantare un chiodo. 25 modi per piantare un chiodo, i libri di Enzo Mari, lo ricordo, sono pubblicati soprattutto dalla casa editrice di Mantova, Corraini, e quindi esatto. Enzo Mari, Bruno Munari, sono dei punti di riferimento importanti. E qual è la cosa che le piace più disegnare, Nadia Guerrini? Allora, solitamente mi piace disegnare bambine, quindi volti femminili. Da quando è nato Amedeo mi sto approcciando anche ai maschietti, e poi ultimamente la natura, penso sia un riflesso del lockdown, della mancanza di natura che c'è a Milano e che adesso cerchiamo di andare a riprenderci ogni volta che è possibile, ogni weekend, ogni momento è buono per viaggiare, fotografare la natura, non natura tout court, però una natura dove c'è un passaggio dolce dell'uomo, quindi una casetta con le tende svolazzanti immersa nel bosco, un van, un camper in riva al mare, qualcosa dove c'è una commistione tra l'elemento umano e quello naturale. E tutto questo servirà anche ovviamente come spunto per le prossime opere artistiche di Nadia Guerrini, che ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato. E allora buon lavoro con le illustrazioni, buon lavoro con le parole e buon Festival Imaginea Vernante. Grazie mille a voi per avermi dato questa opportunità di parlarne.